L'Inter non solo è forte in campionato, ma anche su FC24. Tant'è che spesso vince nei miei tornei, ma non oggi, o almeno credo. Perché quest'oggi i gol varranno quanto il posto in classifica occupato dalla squadra che ha segnato. E in questo momento dietro di me c'è il tabellone di oggi, ma essendoci solamente 16 posti, verranno escluse le ultime 4 in classifica, ovvero Salernitana, Sassuolo, Frosinone e Udinese. E quindi questo è il tabellone e la prima partita è Inter-Empoli. E prima che la partita inizi vi devo dire subito due cose. La prima ovviamente sono i complimenti all'Inter per il loro 20° scudetto. E in secondo luogo volevo solamente ricordarvi che le posizioni in classifica sono quelle di oggi, perché magari ci sono persone che guarderanno questo video tra 20 giorni e ovviamente la classifica sarà cambiata. E ora che vi ho detto tutto, che abbia inizio questo torneo. Lautaro Martinez, filtrante per Marcus Thuram, che solo davanti a Caprile. Thuram! E al 24esimo l'Inter passa in vantaggio con Marcus Thuram. E sì, dato che l'Inter è prima in classifica, questo gol vale solamente uno. Mkhitaryan, Marcus Thuram per Lautaro Martinez davanti a Caprile! E questa coppia d'attacco è fortissima. Secondo tempo che è appena iniziato ed è già 2-0. Empoli cerca spazio. Berezis che avanza palla al piede. Cambiaghi davanti a Sommer. Miracolo di Sommer, un gol dell'Empoli avrebbe voluto dire 16 gol. E il tempo di recupero finisce qui, l'Inter vince 2-0 contro l'Empoli. E l'Inter giocherà ai quarti di finale contro la vincente di Bologna-Fiorentina. Orsolini controlla benissimo, Orsolini ce l'ha sul piede forte! E dove l'ha messa? Al quinto minuto, Bologna in vantaggio con Orsolini. Un gol della Fiorentina vale 9, quindi la Fiorentina deve attaccare. Caiode, attenzione, in area di rigore, la dà dietro per Bonaventura. Iconè prova la botta col mancino, palla che rimane a Belotti. E non ci voglio credere, era in fuorigioco. Fiorentina che è andata vicinissimo al gol, ma non ce l'ha fatta. Il Bologna passa il turno. Ma andiamo avanti con il torneo. La prossima partita è Genoa-Napoli. 34esimo, calcio d'angolo Napoli, Zielinski. La mette in mezzo Di Lorenzo, di testa stacca! E la mette dentro. Napoli che non è messo benissimo in classifica, sono 8 gol. Zielinski ancora, Kvicha Kvaratskhelia, palla interessante per Osimhen che sotto porta la mette dentro e il Napoli vola 16 gol. Genoa che non si arrende perché sa che un suo gol vale 12. Attenzione, due uomini in mezzo, palla che arriva a Gudmundsson che prende subito il pallone perché il Genoa è ancora in gara. E in questo momento arriva il triplice fischio finale, il Napoli vola ai quarti e l'avversaria del Napoli verrà decisa allo Stadio Olimpico. Roma in avanti con Dybala che prova ma la palla non passa, però rimane a Bove. Bove, calcio col mancino! Ma che Eurogol ha fatto! Al 7° minuto la Roma passa in vantaggio con Bove, sono 5 gol. Monza che attacca sulla fascia destra, cross in mezzo per Djuric, controlla e calcia! Djuric la mette dentro ed è una bruttissima notizia per la Roma perché questo gol vale 11. Dybala supera tutta la difesa, rimane solo Di Gregorio. Dybala calcia e supera anche lui. Alla fine del primo tempo la Roma è a meno 1. Un minuto di recupero, ultima azione della gara, Roma che deve avanzare con Karsdorp, Ciurria lo ferma e la partita finisce qui. Il Monza è ai quarti di finale, ma dall'altro lato del tabellone c'è un solo gol in Verona-Lecce ed è di Henry. Verona che passa il turno e aspetta una tra Lazio e Cagliari. Si accentra da dietro per Guendouzi, Ciro Immobile spalla alla porta, Immobile la tiene in qualche modo, Luis Alberto! Da dove è sbucato? La Lazio fa 7 gol grazie a Luis Alberto. Felipe Anderson per Ciro Immobile, attenzione, Ciro Immobile supera Dossena, Immobile se la porta sul destro e calcia! E in 33 minuti la Lazio raddoppia il vantaggio con Ciro Immobile. Calcio d'angolo e un gol del Cagliari vale 14, palla in mezzo, Dossena di testa! Provedel salva il risultato. E grazie ad un super Provedel la Lazio raggiunge i quarti di finale. Rimangono 2 posti per i quarti di finale e 2 partite. La prima è Juventus-Atalanta. 42esimo, ultima azione del primo tempo, Vlahovic in mezzo per Chiesa che calcia al volo e calcia benissimo. E dato che la Juventus è terza, la Juve fa 3 gol. Adrien Rabiot avanza palla al piede, 3 uomini in mezzo, Rabiot la dà dietro per Federico Chiesa che fa doppietta al 61esimo. Ancora Federico
Federico Chiesa, altri 3 gol. Federico Chiesa cerca la tripletta personale. Chiesa calcia! E all'83esimo ne fa 3, tutti e 3. Federico Chiesa. Partita incredibile di Federico Chiesa che manda la Juventus ai quarti di finale. Ma rimane ancora un ultimo ottavo di finale ed è Milan-Torino. Rafa Leao per Olivier Giroud, Loftus-Cheek. Attenzione, palla per Pulisic! E il Milan passa subito in vantaggio con Christian Pulisic. Può crossarla in mezzo, Pulisic per Teo Hernandez, ce l'ha sul destro, da Loftus-Cheek, prende Gigi, Giroud di testa! Si gira e la mette dentro al 36esimo e 4-0. Calcio d'angolo Torino, un gol del Torino sono 10 gol. Rodriguez la mette in mezzo, Gigi! Maignan! Forse un calcio d'angolo ancora, no, perché Teo Hernandez salva, ma l'azione non è finita. Ilic dietro per Rodriguez, ultima azione della partita. Toni Sarabia ancora, Maignan! E la partita finisce qui. Il Milan è l'ultima squadra ad accedere ai quarti. E queste sono le 8 squadre rimaste. La prima partita è Inter-Bologna. Acerbi controlla palla, la dà Nicolò Barella. Marcus Thuram spalla la porta. Thuram si gira! E la palla entra! E l'Inter passa in vantaggio di nuovo con Marcus Thuram. 1-0. Contropiede Bologna, Orsolini vicino c'è Bastoni ma lo supera. Attenzione, Orsolini in mezzo per Freuler, c'è Zirkzee tutto solo e il Bologna ribalta la partita con Joshua Zirkzee. 4-1. Beukema lo ferma e l'arbitro fischia la fine della gara. Il Bologna è in semifinale. E contro chi giocherà in semifinale lo scopriremo al Diego Armando Maradona. Rachmani, Zielinski, Kvaratskhelia, prova il destro! Ma dove l'ha messa? Kvicha Kvaratskhelia! Fa un gol bellissimo e non vale poco, vale 8. Primo tempo che è praticamente finito. Palla per Maldini, può liberare il destro. Djuric in mezzo! E il Monza, allo scadere del primo tempo, ribalta la partita con Djuric. Politano ce l'ha sul piede forte, la dà in mezzo per Zielinski. Zielinski in mezzo, Osimhen! E il Napoli torna in vantaggio con Victor Osimhen. E anche con l'uomo in meno il Napoli non si arrende e arriva in semifinale. Ma passiamo all'altro lato del tabellone. Il primo quarto di finale è Verona-Lazio. Felipe Anderson per Luis Alberto. 1-2. Palla per Ciro Immobile che calcia e Montipò ci mette il guanto. Palla lunga per Vinagre che è davanti a Provedelle. Vinagre la dà in mezzo per Suslov e all'89esimo il Verona la mette dentro con Suslov e sono 15 gol. Verona che è ancora in avanti nonostante il risultato sia praticamente certo. Attenzione, cross in mezzo, Foloruccio! E con questo gol il Verona chiude i giochi e vola in semifinale. E la sua avversaria verrà decisa in Juventus-Milan. Milan in avanti con il suo capitano che la dà Christian Pulisic che libera il sinistro! E il Milan va avanti contro la Juventus per 2-0. Ma siamo già dall'altra parte. Juventus che attacca con Locatelli, ex della gara. Weston McKennie vede Federico Chiesa, ancora McKennie, Vlahovic davanti a Maignan! E con questo gol la Juventus ribalta la partita 3-2. Locatelli per Federico Chiesa, sta scattando Vlahovic, viene servito Dusan Vlahovic davanti a Maignan! E la palla entra e la Juve con questo gol ne fa altri 3. Adesso il risultato è 6-2. E in questo momento arriva il fischio finale. La Juventus vince 6-2. Rimangono le ultime 4 squadre. La prima semifinale è Bologna-Napoli. Mario Rui controlla palla da Victor Osimhen. Attenzione, Kvicha Kvaratskhelia! E la mette dentro sempre lui, Kvicha Kvaratskhelia. Il Napoli avanti. Calafiori calcia malissimo, invece un passaggio per Salemakers. Odgaard! E al 77esimo dimezza le distanze. Il Bologna fa 4 gol. E l'arbitro dice che così può bastare. Il Napoli è la prima finalista e giocherà in finale o contro il Verona o contro la Juventus. Dusan Vlahovic, partita che è appena iniziata. Vicino c'è McKennie, 1-2, c'è solo Chiesa in mezzo. Chiesa! E la Juventus
Juventus sblocca la partita con Federico Chiesa, 3-0. Calcio di punizione dal limite per il Verona. Lazovic la crossa in mezzo. Cos'ha salvato Szczęsny? Un gol del Verona, vale 15. Duda, ultima azione della partita. Verona che se vuole arrivare in finale deve segnare su questa azione. Lazovic sulla fascia sinistra, la crossa in mezzo. Bremer in qualche modo e la partita finisce qui. La Juventus è l'altra finalista. E siamo arrivati alla finale. L'ultima partita è Napoli-Juventus. Ultima azione del primo tempo. Attenzione, contropiede Juve. Federico Chiesa supera tutta la difesa. Chiesa! E alla fine del primo tempo la Juventus passa in vantaggio con Federico Chiesa. 84esimo, calcio d'angolo Napoli. Una delle ultime azioni della partita. Zielinski la mette in mezzo. Juan Jesus! Facile per Szczęsny. Juventus che deve solo spazzare questa palla e la partita finisce qui. La Juve vince 1-0 contro il Napoli. E dopo un bellissimo torneo, la Juventus può finalmente alzare la coppa di questo video. E se questo video ti è piaciuto, io ti invito a guardare questo qui e iscriviti, così non ti perderai i prossimi video.